What's up YouTube? Sono Giuseppe Conte, questa è Megas at Work e oggi costruirò una slitta per tagli dritti. Questa volta volevo ringraziarvi di persona, più di 1000 iscritti nei primi 4 mesi, non me lo sarei proprio aspettato un seguito del genere e soprattutto leggendo i vostri feedback positivi mi sprona ad andare sempre più avanti. Volevo fare un contest e volevo mandarvi un regalo ad un fortunato e scegliere mi sarei orientato sull'orologio in uno dei video precedenti, però non ero del tutto convinto, quindi prossimamente sceglierò con attenzione e sicuramente sceglierò un attrezzo o da restaurare, da costruire oppure comprarlo semplicemente, poi vedrò. Prossimamente aprirò anche una pagina Facebook e forse anche su Instagram, così potrete essere sempre più aggiornati. E quindi che dire, grazie! Andiamo avanti col progetto! La slitta, per chi non la conoscesse, è una semplice dima. È come dicono gli americani, un jig, e viene montata sopra un banco sega. A differenza di noi italiani, / europei, che usiamo le squadratrici, che sono dei macchinari molto più precisi e professionali, loro, per ovviare a questo problema, hanno inventato le slitte. Nel mio caso, il mio banco ha un carrello e una guida non tanto precisi. Quindi ho pensato di costruirla anch'io. E infatti la slitta si è rivelata molto efficace e precisa. E come sempre volevo ricordarvi che nell'uso di attrezzi e soprattutto elettrici di fare tantissima attenzione, la sicurezza prima di tutto. Ho tagliato il solito pannello di multistrato da 15 mm che mi servirà per fare la base della slitta. Taglio 2 strisce sottili, sempre di multistrato, che mi serviranno per fare le guide del pannello. Incollo le due guide con la colla vinilica. In più uso un piccolo trucco utilizzando della colla a caldo, così tutto sarà più rapido. E aggiungo anche delle viti da 1 centimetro. La parte più importante del progetto. Alzo la lama e taglio il pannello e controllo se il pezzo di legno 4x8 sia a squadro con la lama.
faccio un piccolo test. Ho montato anche il travetto anteriore, così la slitta prende forma. Avevo notato che c'era molto attrito tra la slitta e il banco, quindi ho levigato il fondo con della carta abrasiva 200 e poi 340 ed ho passato una mano di cera, così sarà tutto più liscio. Ed ora la prova finale. Un altro piccolo trucco: invertendo uno dei lati del pezzo di legno appena tagliati, se ci sarà qualche problema a livello di perpendicolarità si noterà subito. Un progetto molto semplice ma di grande importanza da avere sicuramente nel laboratorio. Uno strumento per fare dei tagli molto precisi, anche con grandi spessori. Questo è il tipico progetto che mi piace fare, semplice ed economico. Questo è Make It Tour, il canale del fai da te. Come sempre, clicca mi piace, commenta e soprattutto iscriviti. Grazie per la visione.